365 giorni di dolore, di vite strappate, di progetti e sogni spazzati via. Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, anche la chiesa aretina cortonese Biturgense si mobilita per dire no al conflitto che sta insanguinando una parte dell'Europa orientale. Il vescovo Andrea Migliavacca ha voluto un momento di preghiera aperto a tutti che si è svolto nella cappella della Madonna del Conforto per chiedere l'intercessione di Maria affinché possano cessare le ostilità e venga ripristinata la giustizia. I fedeli aretini si sono ritrovati dunque ai piedi della terracotta miracolosa a poco più di una settimana di distanza dalla festa della compatrona della diocesi per chiedere la pace. Nel corso del rosario il presule ha ricordato il significato del verbo intercedere. Significa mettersi in mezzo e fare in modo che il conflitto finisca. Uno sforzo collettivo che punti sulle coscienze violate dalla forza brutale della guerra. Gesù ha dimostrato che questo si può battere per arrivare alla pace.